Nonostante questo tempo, nonostante le previsioni di nevicate, per cui il nord Italia diventerà simile alla Siberia e non sappiamo se riusciremo a uscire dalla casa della cultura per i mucchi di neve, quindi sfidando le avversità naturali, siete venuti per parlare del futurismo e di Palazzeschi. Allora, abbiamo aspettato un po' appunto per facilitare alle persone l'arrivo. Questo il titolo dell'incontro, questo è il primo incontro del ciclo. Il titolo dell'incontro di quest'anno, del ciclo di quest'anno, si chiama Tre scuole poetiche. Quindi l'abbiamo diversificato dal titolo dell'anno scorso, che era Le avanguardie in poesia, perché le tre scuole di cui parliamo quest'anno sono il futurismo, il simbolismo e l'espressionismo. Ora, il futurismo e l'espressionismo sono scuole che fanno parte delle avanguardie, sono scuole che hanno la loro origine all'inizio del Novecento, ma il simbolismo, che è la scuola francese, in cui parleremo in particolare di Stéphane Mallarmé, non fa parte delle avanguardie. Stéphane Mallarmé nasce a metà dell'Ottocento e muore alla fine dell'Ottocento, quindi una scuola che precede le avanguardie, e per questo abbiamo evitato questo titolo così caratterizzante e abbiamo preferito parlare in generale di tre scuole poetiche. Ci tenevo molto comunque ad affrontare il tema del simbolismo, perché Stefano Agosti si era detto contento di parlare di Mallarmé, e quindi ho pensato che sarebbe stata una serata molto interessante, la prossima serata in marzo. Dunque, mentre quando abbiamo parlato delle avanguardie, noi abbiamo chiamato un filosofo che parlasse del movimento avanguardista in generale. Vi ricordate, l'anno scorso sono venuti degli ottimi filosofi, Elio Franzini, Roberto Diodato, Roberta De Monticelli, che ha affrontato in maniera particolare l'aspetto pittorico, e hanno trattato in generale il movimento delle avanguardie, perché io mi ero posta, quando il direttore della Casa della Cultura mi ha fatto la proposta di parlare delle avanguardie, la domanda che mi era venuta alla mente è: ma perché? Perché all'inizio del Novecento succede questo improvviso movimento che stravolge tutti gli aspetti del mondo artistico? E allora, alla luce di un perché, fedeli alla tradizione, abbiamo interrogato i filosofi. Perché succede? Quest'anno invece noi ci occuperemo dei vari movimenti in particolare, quindi abbiamo chiamato dei critici d'arte che parlassero dei movimenti in particolare. Questa sera abbiamo con noi Paolo Giovannetti, e dei filosofi, e dei poeti. I filosofi no, i filosofi sono fuori, sono stati relegati all'anno scorso, e dei poeti che invece parlassero di un personaggio significativo per il futurismo. Io ho scelto Aldo Palazzeschi. L'anno scorso avevamo parlato di Marinetti, che con Maurizio Cucchi, che è stato l'inventore del movimento futurista. Quest'anno parliamo invece di Aldo Palazzeschi, che è stato comunque un rappresentante estremamente significativo. E di Aldo Palazzeschi parlerà il nostro poeta Silvio Raffo, leggendo anche alcune sue poesie. Io vorrei per un attimo riportare all'attualità questo ciclo di quest'anno, cioè il fatto di occuparci di tre scuole poetiche grazie a dei critici letterari come il futurismo, il simbolismo e l'espressionismo mi ha portato ad una riflessione sulle correnti nella modernità. Cioè, solamente nel mondo letterario abbiamo moltissime correnti attuali, che vanno dall'orfismo, il neorfismo, le neoavanguardie, i movimenti, i vari aspetti. Oltretutto, queste correnti
letterarie sono molto spesso antagoniste, le linee, le varie linee, come la linea lombarda. Questi movimenti letterari sono molto spesso critici, molto l'uno verso l'altro. Io so che i neoavanguardisti tacciano gli orfisti di un eccessivo rimpiegamento sul loro mondo interiore, questi tacciano i neoavanguardisti di una eccessiva seduzione nei confronti di una certa linea politica. Però in realtà anche noi che lavoriamo nel campo della letteratura facciamo fatica a distinguere con nettezza una corrente dall'altra. Abbiamo un'idea vaga di questi vari movimenti, non parliamo poi di quello che succede nel mondo dell'arte, dove le correnti sono tantissime. E allora, secondo me, avere dei critici letterari che ci parlano di queste lontane correnti, perché anche quelle avanguardiste si riferiscono oramai a quasi un secolo fa, però ci dà un'idea di come impostare un discorso critico quando vogliamo parlare di una corrente letteraria. E io credo che questo sia molto utile anche appunto per sviluppare una visione critica più lucida, più nitida, nei confronti delle varie correnti che ci, come lembi di fiume, ci circondano attualmente, trascinandoci or qui or là e confondendoci ulteriormente le idee sulla loro reale essenza. Adesso io passo, dopo questo breve discorso introduttivo, a presentarci i nostri relatori. Dunque, la serata si svolgerà come tutte le altre serate presenti in questo ciclo, cioè parlerà prima Paolo Giovannetti. In seguito la nostra attrice Sonia Grandis leggerà alcune poesie scelte dallo stesso Giovannetti, che quindi sono in sintonia con la sua relazione. Poi io presenterò Silvio Raffo, e Silvio Raffo, che però, come voi tutti sapete, è anche un performance, oltre che un poeta, leggerà per conto suo le poesie di Palazzeschi, ma alcune saranno lette a due voci, se ho ben capito, e quindi Silvio e Sonia. Silvio e Sonia si sperimenteranno in una performance imprevedibili e seduttivi. Adesso vi presento Paolo Giovannetti, che è nato a Milano, e a Milano si è laureato in lettere moderne nell'83, discutendo una tesi su Clemente Rebora. È stato redattore di una casa editrice scolastica, insegnante nelle scuole secondarie, inferiori e superiori, e bibliotecario. Dal 1992 è dottore di ricerca in storia della lingua e della letteratura italiana. All'Università di Milano, dove fino al 96 ha avuto una docenza a contratto. Negli anni 2000-2006 è stato ricercatore di linguistica italiana. Dal 2006 al 2016 professore associato di letteratura italiana. Dal novembre del 2016 è divenuto ordinario di letteratura italiana contemporanea e dall'anno dopo dirige il Dipartimento di Comunicazione, Arti e Media Giampaolo Fabris. È un esperto di metrica otto-novecentesca. Nel 1994 ha pubblicato la prima monografia italiana dedicata al verso libera, che si chiama Metrica del verso libero italiano e che ha vinto nel 1995 il premio Marino Moretti. Ha fatto seguire poi altri volumi sullo stesso argomento, culminanti nella sintesi La metrica italiana contemporanea, uscito nel 2010 e scritto con Gianfranca Lavezzi. Si è a lungo occupato di poesia dell'Ottocento. Ricordiamo il suo libro La ballata romantica italiana nel 99. Alla questione romantica ha infine dedicato il libro Romanticismo senza risorgimento del 2011. Negli ultimi anni si è dedicato alla narratologia, segnatamente con i libri Il racconto del 2012, Spettatori del romanzo del 2015. Al centro dei suoi interessi c'è la transmedialità dell'esperienza, sia narrativa sia poetica.
ha pubblicato saggi in importanti periodici letterari, ne ricordiamo alcuni: Allegoria, Belfagor, Bollettino d'Italianistica, Moderna, Nuova Rivista di Letteratura Italiana e infine Per Leggere. Ha praticato anche la critica militante su Linea d'Ombra in particolare e sull'annuario Tirature. Prego. Grazie. Spaventa sempre il proprio curriculum. Allora, parliamo di futurismo, di poesia del futurismo, e mi è venuta, come dire, un'idea che potrebbe semplificare enormemente il mio compito, cioè rispondere brevemente alla domanda che valore ha, che importanza ha, che spessore ha la poesia futurista. E potrei rispondere che, guardando la poesia futurista italiana, sia chiaro, parlo solo del futurismo italiano, il futurismo russo, per esempio, implica un discorso completamente diverso. Io potrei dire che l'unico vero valore della poesia futurista si compendia nell'opera di Palazzeschi. Detto questo, passerei a te la parola e avrei concluso il mio intervento. Cioè, la poesia futurista come valore si riconosce sostanzialmente solo nell'opera di Palazzeschi, il resto della produzione poetica è di scarso livello. Ovviamente è una battutaccia, la mia forse infelice, però per dire che se noi prendiamo l'insieme enorme di produzione poetica del futurismo, abbiamo tante voci, adesso ne vedremo moltissime, ma abbiamo una sostanza di valore letterario decisamente limitata. Che non si tratti soltanto di una mia bizzarra considerazione, lo dimostra una scelta antologica che fece circa 40 anni fa Pier Vincenzo Mengaldo. Sapete che Mengaldo pubblicò nel 78 un'importantissima antologia di poesia italiana del Novecento, e Mengaldo scelse di mettere nella sua antologia un futurista, dice, vabbè, futurista vero in qualche modo, Paolo Buzzi, che era un po' una sua risposta, una risposta di Mengaldo alle scelte che aveva fatto Sanguinetti una decina d'anni prima. Sapete che Sanguinetti nel 69 fa un'antologia di poesia in cui dà largo spazio all'avanguardia, al futurismo. Cioè, Sanguinetti era poeta della nuova avanguardia e cercava dei padri, naturalmente, in Italia, anche nel futurismo, e fece delle scelte particolari, fra le quali, no, inserire la poesia di Lucini. Magari dopo due parole di sfuggita su Lucini le diciamo. Mengaldo arriva 10 anni dopo e, come dire, vuole contestare Sanguinetti nel 78, ma dice, beh, insomma, in fondo devo riconoscere un minimo di spazio a un futurista, e inserisce questo nome, le poesie di Paolo Buzzi. Ora, io, Paolo Buzzi, tra l'altro, poeta milanese che ha avuto anche un certo peso, anzi un peso notevolissimo, nella creazione del movimento futurista, ma non so quanti di voi abbiano letto Ai e migliaia diversi, perché fra l'altro lui, nato nel 1874, aveva esordito giovanissimo, vive fino agli anni 50 del Novecento e pubblica tantissimo. E il più grande, come dire, autogol critico fatto dal peraltro bravissimo Mengaldo, che in qualche modo, ecco, ma questo è il vero discorso, si poneva un problema che è quello che vorrei pormi io. C'è un problema innanzitutto culturale, cioè la straordinaria importanza culturale del futurismo, culturale, sociologica, persino politica, e sicuramente meno artistica sul piano della poesia. Ovviamente tutti voi sapete quanto è importante il futurismo per le arti figurative. Io sfioro soltanto il problema, che credo più o meno tutti abbiano presente. Ma nel campo della poesia, nel dominio strettamente della poesia, potremmo dire in generale della letteratura, il futurismo sembra essere un po' un corpo estraneo. Cioè, importante sì dal punto di vista culturale, ma sul piano dei valori si fa fatica a trovare il senso estetico del futurismo e della poesia futurista, fatta eccezione sicuramente per Palazzeschi e per poche altre cose. Adesso cercherò magari di suggerire qualche percorso di accesso alla poesia futurista, che appunto
permetta di valorizzare qualcosa di buono che i futuristi hanno fatto. Fatto, tenete conto di una cosa, cioè allora Filippo Tommaso Marinetti è studiato negli Stati Uniti, in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, molto più che in Italia. Cioè, se c'è un nome internazionale della cultura e della letteratura italiana di primo Novecento, quello è il nome di Marinetti. Cioè, all'estero è studiato enormemente, negli Stati Uniti, ma sempre moltissimo, ma sempre all'insegna appunto di un discorso generale sulle riviste d'avanguardia, sulle avanguardie storiche, su questioni che magari con la poesia, come insomma grosso modo la intendiamo noi, non hanno moltissimo a che fare. E quindi questo è un problema, perché in fondo non si sa da che parte prendere questo movimento, se lo vogliamo studiare in funzione di un discorso poetico. Allora, brevemente, cerco di non parlare troppo, brevemente ho provato a pensare a un approccio, come dire, ai bordi, agli estremi di questo movimento. Sappiamo tutti che il futurismo nasce nel febbraio 1909, quando Filippo Tommaso Marinetti pubblica il Manifesto del Futurismo, che esce, mi sembra, il 20 febbraio sul quotidiano parigino Le Figaro. Nasce nel 1909 e in realtà, questa è una cosa piuttosto curiosa, non si sa quando finisce. Nel senso che tradizione simbolista, lui in particolare si rifà a un poeta che reputa il suo maestro, si chiamava Gustave Kahn. Gustave Kahn era stato il primo grande teorico del verso libero, o meglio, non il primo, insomma, però aveva sistematizzato una teoria del verso libero a cui Marinetti si rifaceva. Marinetti scrive in vers libre, usa il vers libre, il verso libero francese, e la sua poetica è la poetica del verso libero. In questi anni lui lancia un'inchiesta internazionale sul verso libero, operazione molto importante, cioè da Milano, con tutti i suoi contatti internazionali, lancia questa inchiesta sul valore, sull'importanza del verso libero nella poesia moderna. Ma quello che così mi interessa soprattutto è proprio questa duplice fisionomia, cioè di un Marinetti internazionale, europeo, francese, ma non soltanto, cioè la sua è una visione interna a una cultura poetica europea e al tempo stesso simbolista, cioè legato a questo trascolorare, questo crisi, se vogliamo, del simbolismo, ma un simbolismo che continua in qualche modo a vivere, a sopravvivere, e che lui sente. Fra l'altro, voi forse lo sapete, ma tra i primi manifesti di Marinetti dopo la fondazione del futurismo, anzi il primissimo dopo la fondazione del futurismo, c'è un manifesto che si intitola Uccidiamo il chiaro di luna. Uccidiamo il chiaro di luna. E poi ci sarà, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, sino nel 14, cinque anni dopo, un altro suo manifesto che si intitola Abbasso il tango e Parsifal. Allora, il chiaro di luna, Parsifal, erano proprio l'eredità della sua cultura simbolista. Sapete che nella poesia simbolista è clair de lune, no? Il tema del chiaro di luna, il tema del pierrot lunaire, il tema appunto di, no, queste suggestioni notturne della luna, era proprio un tema fondamentale, un tema primario. Quando Marinetti fonda il futurismo, rinnega il simbolismo, rinnega la sua tradizione simbolista, cioè una specie di rifiuto frontale del suo passato, per cui appunto uccidiamo il chiaro di luna, è come dire uccidiamo il simbolismo che c'è dentro di noi, uccidiamo un'eredità che ci tiene ancora troppo legati al passato, al passatismo. Tanto per ricordare il fatto che non è solo un problema italiano, se voi pensate a una serie di poesie di un poeta simbolista belga, Albert Giraud,
che vengono poi tradotte in tedesco ed è appunto è Pierrot Lunaire, è ancora il mito del Pierrot della Luna, e è appunto un mito simbolista, anche se poi Schoenberg l'ha declina in una maniera completamente diversa. Noi chiamiamo Schoenberg espressionista, però l'espressionista Schoenberg usa dei testi poetici che sono ancora quelli del simbolismo. Allora, io credo che dare un'occhiata a questo inizio del futurismo, dopo lo sentiremo, sentiremo tre poesie che vi faranno un po' rabbrividire, sono tutte e tre poesie brutte, sentirete che sono decisamente non bellissime, siamo abituati. Mario Betuda, di cui credo che nessuno sappia nulla, ma non si sa proprio niente di Mario Betuda, Auro d'Alba, e poi sentirete l'inno alla morte, l'inizio dell'inno alla morte dello stesso Marinetti. Ma se avete un orecchio alla poesia italiana di questi anni, potete sentire del bruttissimo, peraltro, Inno alla morte di Marinetti, che aveva scritto in francese e poi era stato tradotto in italiano dal suo segretario, riconoscerete qualcosa di Campana. Potete trovare all'inizio qualcosa di Genova, di Campana, ecco, annuisce la lettrice, che avrà riconosciuto dell'inizio dell'Inno alla morte qualcosa addirittura proprio della famosa quarta strofa di Genova, di Campana. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che noi non ci rendiamo conto forse ancora di quanto questo lavorio fatto da Marinetti e dai suoi compagni di viaggio abbia introdotto, fatto passare in Italia dei valori che precedentemente c'erano estranei, che sono i valori di questo strano, estremo simbolismo che sta diventando futurismo, che si trasforma e che giovani poeti come per esempio Dino Campana hanno percepito. Allora, noi ascolteremo poesie tratte da questo volume che ho qui in fotocopia, famosa antologia dei poeti futuristi che Marinetti pubblica nel 12, cura questa antologia dei poeti futuristi con prefazione, studio sul verso libero di Paolo Buzzi e altri apparati su cui adesso non mi soffermo. E in effetti probabilmente moltissimi giovani poeti hanno preso in mano questa antologia e leggiucchiando qua e là qualcosa hanno imparato, questa metrica libera, queste forme aperte, questa aggressività, sentirete, no? Anche un po' ingenua aggressività, maledettismo, un po' da quattro soldi, però qualcosa ha svecchiato, cioè questo paradossale retaggio passatista, cioè questo retaggio simbolista che però in Italia non c'era ancora o c'era solo in parte. Ovviamente chi è il nostro simbolista? Era D'Annunzio, il nostro approccio al simbolismo è legato a D'Annunzio. Pascoli contava molto poco, non era così letto, era D'Annunzio il nostro simbolista, però questo era un altro simbolismo, era il simbolismo appunto dei poeti franco-belgi, adesso qui dovremmo fare una serie di nomi, non, se volete li facciamo, ma non è così importante da Maeterlinck, Laforgue, Remedio Gourmand, René Gil, Jean Moreas, tutti nomi non così noti, Francis Vielet-Griffin, no? Ci sono tutti questi simbolisti minori che in qualche modo Marinetti fa conoscere, e molti aspetti della poesia italiana di questi anni sono sicuramente condizionati da questo sommovimento anche un po' confuso di propiziato dall'opera di Marinetti. Passiamo all'opposto, ma per arrivarci, come vedete, vi ho portato alcune fra le cose della poesia futurista che così si conoscono di più e che appartengono, se vogliamo, anche a una specie di folklore. Marinetti, velocemente, rinegando appunto le sue origini simboliste, rinega anche il verso e inventa questa tecnica delle parole in libertà che poi diventano le famose tavole parolibere, queste tavole dove appunto ci sono delle composizioni tipografiche estremamente creative, estremamente espressive. Vedete, vabbè, questo era
il mitico poeta napoletano Francesco Cangiullo, che era uno dei più simpatici poeti futuristi. Vedete questo uso appunto della tipografia estremamente creativa. Qui vedete il più eccentrico, perché in effetti è vero, l'altro bravo poeta futurista era questo signore Corrado Govoni, ma Govoni definirlo futurista è un po' la presa in giro. Comunque questo è una tavola parolibera bellissima di Govoni, ma vedete è un disegno, no? La tipografia qui svolge un ruolo secondario. Poi qui abbiamo De Pero, ecco, vedete, il paroliberismo può essere qualcosa al limite del pittorico, estremamente eclettico. Il paroliberismo, che Marinetti teorizzava come un sistema, poi scatena le interpretazioni più soggettive, idiosincrasiche, insomma c'è di tutto. Questo è Pino Masnata. Vedete, c'è questo, come dire, bisogno di liberare la parola attraverso l'immagine, l'immagine attraverso la parola, no? Creando queste sintesi estremamente curiose, ma anche, come spesso succede nel futurismo, estremamente eclettiche. Cioè dentro questo frame, chiamiamolo così, parolibero, poi si poteva fare più o meno di tutto. E io invece voglio mostrarvi questo signore che ho ricordato già prima. Qui ha 21 anni questo signore Carlo Belloli, che nel dicembre 43 comincia a comporre queste che originariamente sono figlie o cugine o nipoti o parenti delle tavole parolibere. Guardate cosa diventa con Belloli la tavola parolibera. Allora, adesso in questi anni stiamo andando a un recupero di questo Belloli, perché effettivamente questa sua straordinaria semplificazione tipografica, grafica, porta a risultati, vedete, come questo Treni, anche qui è sempre lui ventunenne, no? C'è questa essenza quasi ascetica della parola, che si riduce davvero a segno tipografico, ma appunto senza più l'esplosione eclettica. Qui c'è la ricerca di qualcosa di essenziale, potremmo dire un paroliberismo ungarettiano, poi è una stupidaggine quella che sto dicendo, però insomma, come dire, questo prosciugamento, che porta a risultati concettuali come questo. Vedete, cerchio, sfera. E uno si mette un attimo, come dire, siamo nel 51, vedete, gli anni passano, ma insomma è ancora un poeta giovane. Cioè c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di più radicale. Allora, nel 1948 a Milano nasce un movimento pittorico che è il MAC, Movimento di Arte Concreta. Il nome più famoso, perché poi lo accompagna anche teoricamente, è quello di Gillo Dorfles, che teorizza nel campo della pittura. Attenzione, l'arte concreta non è l'arte astratta, il concretismo non è astrattismo. Dorfles e i suoi compagni di viaggio ci tenevano a distinguersi nettamente, anche se poi era difficile, non facile, però insomma lo dicevano, concretismo. Ecco, allora quella di Belloli è poesia concreta, è una poesia concreta che, come vedete, cerca una essenzialità che diventa essenzialità tipografica, perché poi è un lavoro sui caratteri, un lavoro sulla mise en page della parola, sugli allineamenti, su qualcosa che, se ci pensate, ci ricorda la pubblicità e il design. Pubblicità e design che, guarda caso, a Milano in questi anni cominciano a crescere, cominciano a imporsi. Adesso volevo velocissimamente farvi vedere, ecco, poi negli anni Belloli fa anche composizioni di questo genere.
Ma volevo finire con un'ultima immagine, perché è una cosa che mi è capitato di studiare di recente. Questo personaggio, di cui non si sa quasi nulla, forse se qualcuno di voi lo conosce come critico d'arte, Nino Tullier. Nino Tullier è stato anche lui, come Belloli, un pochino più anziano di Belloli, era stato anche lui futurista a 25 anni, lui credo fosse del 16, mi sembra, quindi nel 41 contribuisce a una opera collettiva futurista, quindi scrive un piccolo manifesto del futurismo, si presenta precocemente come poeta futurista a Milano. Dopo il 45, lui vive a Milano, partecipa ai vari movimenti di avanguardia e al MAC, al Movimento di Arte Concreta, come poeta concreto. Ecco, io vi ho portato questa composizione con Lucio Fontana, cioè non con l'ultimo degli artisti. Ci sono molte poesie concrete di Nino Tullier, nato anche lui futurista, poesie concrete talmente ben riuscite, talmente provocatorie, che Edoardo Sanguinetti, giovanissimo, ma con idee letterarie un po' diverse da quelle di Tullier, si sente in dovere nel 58, se non sbaglio, sul Verri, di stroncarle. Perché Tullier, come altri, stavano interpretando un'idea di poesia d'avanguardia più vicina all'arte concreta, che un pochino preoccupava i futuri poeti della neoavanguardia. Nino Tullier muore alla fine degli anni 50, poco più che quarantenne, doveva avere circa 43 anni, quindi non ha modo di proseguire sulla sua strada. Ecco, io provocatoriamente dico, se Tullier avesse avuto un pochino di più di fortuna, se fosse vissuto un pochino più a lungo, anche le avanguardie poetiche avrebbero preso una strada differente. Niente, questo era il mio suggerimento, provare a vedere il futurismo o all'inizio o alla fine. Grazie. Allora, Mario Betuda, nessuno sa chi è Mario Betuda. Si dimentica che compare nel 12 in questa antologia del futurismo, ma poi le sue tracce si perdono. Voluttà. Lombi falcati e lucidi, come falce di luna in sul tramonto, nudi torsi vibranti come bronzi ricurvi tintinnanti in un ciclo di fuoco, chiome anguillanti su una bianchezza di marmi, come serpi in amore sul biancore di una strada assolata. Duri segni erigenti a sfida le rose punte, sapide di una acerbità di mare spina, occhi dai mille languori, dai mille ardori, lucidi lascivie più vaste della vastità degli oceani, più lucenti di cento astri, in un aggrovigliamento che non ha forma. Voi apparite nelle visioni impure che la lussuria fa vagellare nel cervello e bruciare nelle vene. È come una musica materiata in una statua d'argento. Oh, mille corpi divine, di femmine divine, sognate e non avute, possedute e godute, voi, nei momenti in cui nella bocca è un ardore di Sahara e nelle vene un colare di fusi metalli e un rosso balenare di rossi bagliori è negli occhi, voi, in un vibrare di un unico immane corpo che di infiniti corpi mortali e immortali ha le voluttà sapienti, le sizienti abnormalità di una lussuria cui la possanza impari il desiderio vano, voi apparite in attorcimenti di serpenti danteschi nelle urenti bolge del cervello straziato, voluttà della carne, unica dea ed unica certezza dell'amore, voluttà che i sofismi di una vigliacca gesuitica, demenza di bestialità, vogliono coperta di una bianca larva di idealità, voluttà della carne. Tu solo sei tutto, la vita, l'amore, la morte.
Ecco, questa seconda, che credo sia quello di Aurodalba, no? Che leggiamo. Il suonatore ambulante. Ecco, attenzione, in questo caso la prima è chiaramente molto d'annunziana, non ci vuole molto, è evidente che può essere anche un cattivo d'annunzio portato alle stesse conseguenze. Questa è curiosamente quasi romantica, nel senso che è una specie di ballata romantica simbolista o futurista. Il suonatore ambulante innamorato delle stelle. Egli suonava un minuetto in faccia alla porta chiusa, contro la porta alta, solenne, pigra, che non s'apriva più d'antiche sere. Dalle finestre basse, reticolate, vedeva la stanza dormente, con tutte le sue povere cose abbandonate, e l'ombra non aveva più ciglia da serrare, tanto era stanca di piangere, di consumarsi invano per le sue piccole recluse, addormentate da una mano ignota che l'aveva posta sentinella al varco. Egli suonava nel parco aperto a tutte le stelle, cortigiane adolescenti in quella reggia chiusa, e sognò di morire d'una morte assai dolce, così sotto quel triangolo di cielo sanguinante, per sette ferite d'oro, morire con sette ferite sull'anima buona, inferte da una pioggia di stelle, una primizia di stelle, per via d'un corimbo che gli donasse il cielo generoso. Oh, il cielo ne aveva tante di piccole amanti. Poteva egli pensare a una rinunzia. Nella notte passò l'ombra minacciosa, brandiva l'acuminato pugnale, il pugnale infuocato che atrofizza tutte le ferite. All'alba fu trovato sul selciato, con sette ferite profonde sul petto denudato. Guardava con pupille meditabonde gli avanzi di stelle che il cielo velava di cirre spumosi. La bocca dischiusa beveva d'ignota voluttà. Dalle stelle sette ferite non stillava goccia di sangue, e nessuno mai seppe la verità. Ecco, questo era Aurodalba, altro poeta non notissimo. E adesso abbiamo L'inno alla morte di Marinette. È solo una parte, perché sennò moriremo di noi. Un giorno, in un gran porto, sauro, bituminoso, pieno d'alberi, di navi, in groviglie di malefiche croci, e tutto palpitante di vele, come di ali di enormi vampiri, io mi trovai, per qual caso, sotto le bassi travi d'una bettola da marinai, alla punta d'una gettata, su palafitte malferme. La sera colava il suo olio dai bronzi riflessi di cangianti putredini, e le onde s'eran tutte impeciate. «Burrasca! Burrasca!» mugghiavano i marinai. Vidi attraverso i vetri carene d'ebona sanguolose, fumanti come incudini, e nella bruma giganti fuligginosi che martellavano spade arrossate a un ardentissimo fuoco. Il cielo colore di sabbia e d'ocra si indurì, più insuperabile che le mura d'un chiostro. «Inchiodate gli ormeggi!» ululavano i marinai con le mani a portavoce. «Serrate tutte le corde al bon presso! Soffia il libeccio!» L'onde pesantemente parevano travolge, mille naufragi frantumati in alto mare, fuori dalle tenaglie dei moli, oltre le mandre delle nubi dei belli montosi, che la bufera assale con pungenti veloci. Ecco gli ultimi gesti spaventati della luce, poiché un sublime annegato, incandescente sole o moribondo pianeta, affondava l'orizzonte, dopo aver lungamente battuta l'aria con le sue grandi braccia di fuoco, nell'amarezza atroce di quella sera maledetta. Soffiò subitamente la tempesta nelle sue trombe sonore, scoppiarono gli echi dovunque spaccati da note di piombo, e i vetri giallastri si striarono, s'empirono d'un tintinnio di acidi lampi. «Son vani i vostri colpi di maglio formidabili, neri giganti intraveduti fra le brume, neri demoni che spezzate infaticabili coltellacci di ferro ed antiche alabarde in alto mare sui dorsi fuggenti di illusorie balene dal pelame di fosforo. Sotto i nostri piedi, in ogni senso, la baracca ballò la sua giga sfrenata sulle nere palafitte come su trampoli.»
Allora passo a presentare Silvio Raffo, romano di nascita, varesino di adozione, poeta, narratore e drammaturgo. È docente all'Università dell'Insubria e traduttore di una dozzina di poeti anglo-americani. Dal suo romanzo La voce della pietra è stato tratto l'omonimo film con Emilia Clarke, che vi consiglio di vedere, io l'ho visto, è bellissimo. Ha fondato un centro culturale, La Piccola Fenice, attivo a Varese da più di 30 anni, e il premio Guido Morselli per romanzi inediti. Collabora con la rivista Poesia e con Rai 5. Le ultime sue opere sono Corpo Segreto, una raccolta di poesie edita da Lieto Colle nel 2017, L'amore che non osa, una raccolta di poesie tradotte da Alfred Douglas a Oscar Wilde, uscita da Eliot nel 2018. Sta per uscire da Castelvecchi l'antologia Le muse del disincanto. Bene, dove parlo? Allora, concordo pienamente con quanto è stato detto dal professore, che la sostanza della poesia futurista in effetti, insomma, si riduce a ben poco. Ecco, quanto all'appartenenza di Palazzeschi al futurismo, anche questo è un argomento piuttosto spinoso. Certo, guardando i fatti storici, Marinetti invitò Palazzeschi ad aderire, a partecipare al futurismo nel 1909, e dobbiamo però specificare che questo ragazzaccio simpaticissimo, Aldo Giurlani, no? Che ha preso il nome della nonna come suo nom de plume, ha aderito al futurismo non con grande coscienza di che cosa si trattasse, ma lo dice lui stesso, non ha nessun problema a dire la verità Palazzeschi, perché gli sembrava una cosa che poteva andare molto bene con lo suo bisogno di allegria. Lui dice proprio allegria, lui vuole liberarsi da tutte le pastoie della retorica, della poesia paludata, e gli sembra che il futurismo possa dargli questa possibilità, questa chance. Poi escono alcune opere di Palazzeschi in effetti per la poesia, no? Per le pagine di Marinette, l'incendiario, il codice di Perelà, un romanzo che si può definire futurista, però dobbiamo intenderci. Per futurismo che cosa intendiamo in poesia? Le parole in libertà? Gli sperimentalismi grafici? Sapete che l'ambizione primaria del futurismo è quella di assemblare in un unico documento tutte le arti. Il simultaneismo, no? Quindi deve essere insieme pittura, disegno, poesia e musica. In questo senso Palazzeschi lo fa molto poco. Sì, ci sono degli esperimenti di questo genere, però non mi sentirei di chiamarli proprio dei documenti di parole in libertà più di tanto, per gioco. Infatti io ho sempre associato l'elemento ludico alla vera essenza dell'anima di Palazzeschi, che in sostanza è un flaneur prima di tutto, una persona che non è in grado e non ha nessuna voglia di aderire profondamente alle radici della vita, un disperato nel senso positivo del termine, privo di speranza, no? Perché finché si ha speranza si sta male, e lui invece è sostanzialmente sempre un disperato, è un coltivatore del gioco in ogni senso, è un curioso, molto curioso, lo dice, sono parole sue, no? Perché è sempre bene leggere e far parlare loro, no? I poeti che cosa hanno detto di se stessi. La mia ispirazione letteraria venne suscitata in me sempre e solo dall'osservazione diretta della vita e dalla mia naturale fantasia. La mia vera maestra fu la strada. Rare, rarissime volte sono andato in biblioteca, riportandone sempre un senso di oppressione e di malinconia.
condivido perfettamente. Allora, Palazzeschi è un flaneur, è un passeggiatore in città diverse che sono la sua nativa, Firenze, poi Roma, poi Parigi, incontra personaggi che sono più o meno di suo gradimento, riceve proposte come questa di partecipare al futurismo e in quel momento crede che sia una buona cosa farlo, e in effetti perché no? Nella mia antologia io l'ho messo nel capitolo, un'antologia che spero sia più obiettiva di quella di Sanguinetti e di Mengaldo e che copra molte delle loro mancanze, quella di Mengaldo in primis e di aver ignorato la poesia femminile, cioè una cosa vergognosa, ecco, chiusa la parentesi. Nella mia antologia io ho messo a Palazzeschi nel capitolo tra futurismo e crepuscolarismo. Infatti i giochi di Palazzeschi, che era molto portato anche alla recitazione, perché il suo vero, il suo violon d'angle era quello di recitare, di fare l'attore, come per Montale il tenore, no? E cose che poi non riuscirono a fare. E l'aveva studiata recitazione con quel simpaticissimo crepuscolare che è Marino Moretti, e, alla scuola di un certo Rasi, però poi era tutto finito in niente. Il fatto che lui ami tanto recitare, il fatto che lui sia così curioso e sperimentatore, certamente lo porta a comporre dei testi che si possono definire futuristi. Certo, Oro d'oro, Dodoro, Dodoro è un testo futurista, però voglio dire, guardiamo la produzione complessiva, sono pochissimi. Certo, le più reboanti, le più scoppiettanti, le più spumeggianti, che sono sostanzialmente due, La Fontana Malata e Lasciatemi Divertire, vanno per correttezza inserite nel solco del futurismo, però, come giustamente si diceva, con uno spessore e anche con una particolare intonation più seduttive, perché quelle di Marinetti sono proprio una cosa disastrosa, eh? Sono degli esperimenti, ma insomma, poesia è qualcos'altro, anche può essere un esperimento, però deve anche essere poesia. Nel caso di Palazzeschi questo accade, ci sono alcuni testi in cui è futurista e poeta di grande finezza. Poi ricordiamoci sempre che Palazzeschi non dice soltanto fanfaronate o così per il gusto, perché è un guitto o perché ama il grottesco, perché sono molto profonde in realtà le sue apparentemente superficiali poesie, anche quelle più giocose, rivelano questa che ho definito la sua disperazione, eh? In maniera giocosa, ma certo, perché Palazzeschi, per fortuna, è una di quelle persone che non ama intristire i suoi lettori, non ama appesantire, ma sceglie la modalità della leggerezza, anche per dire cose tremendamente tristi. E di questo gli siamo grati, no? Perché la leggerezza è un dono rarissimo nell'umanità, non solo in poesia, no? Le persone leggere sono veramente pochissime, questo è un dono degli dèi. Ecco, Palazzeschi è una persona leggera, è uno sperimentatore felice di modi letterariamente innovativi e quindi è anche futurista, per un po'. Ma le poesie che mi rimangono nel cuore di Palazzeschi, a parte le due celeberrime già citate, La Fontana Malata, Lasciatemi Divertire, che sono da manifesto, sono quelle in cui è di uno strano, particolarissimo crepuscolarismo magico e di cui nessuno mai parla. La vecchia del sonno, cent'anni alla vecchia, nessuno la vide aggirarsi nel giorno. Sovente la gente la trova a dormire vicino alle fonti. Nessuno la desta. Al dolce rumore dell'acqua la vecchia s'addorme e resta dormendo nel dolce rumore dei giorni, dei giorni, dei giorni. Ma chi è questa vecchia? È una figura fiabesca? E quell'altra ha una passione per le centenarie, lui. La casa di Mara. La casa di Mara è una piccola stanza di legno. Davanti le corrono i treni.
a lato un cipresso l'adombra del giorno. All'ombra del grande cipresso sta Mara filando. La vecchia ha 100 anni e vive filando in quell'ombra. I treni le passano veloci davanti, si incrociano dinanzi alla casa di Mara volando. Ella alza la testa un istante e presto il lavoro riprende. Non sono figurine. È geniale. Eh? Sono delle proiezioni simboliche di stati d'animo e di dimensione onirica, decisamente onirica, anche un po' tra il sogghignante e lo spaventoso, no? E le suore? Ma chi ha cantato le suore in toni così gustosamente pittoreschi come palazzeschi? Vi ricordate il convento delle Nazarene? Nazarene 700, tutte chiuse in un convento. Poi è descrittivo, perché lui ama molto la descrizione dei particolari, dei dettagli, si potrebbe dire paradossalmente che è realistico. Quando descrive una dopo l'altra, soprattutto quella legnificata, quell'altra che sbuccia quello che è, le patate, le mele, sono delle figure che ci rimandano ai nostri paradisi d'infanzia, più o meno trasognati, più o meno terrificanti, con un garbo e un'ironia sottilissimi. E Antonelli lo analizza molto bene, eh? Antonelli, che ha fatto antologie che gli altri se le sognano, ecco, Sergio Antonelli. Parla di palazzeschi esattamente in questo modo. Leggiamo la prima strofa del commento delle Nazarene. Nazarene 700, tutte chiuse in un convento, senza luce e senza grate per le suore rinserrate. È una strofa regolare, nel senso che è una quartina di ottonari a rime baciate. La quartina di ottonari, che è tipica delle romanze carducciane, no? Manda cose in Val di Serchio, Pisa, manda ambasciatori. Ospedali e conventi sono fra gli oggetti che appartengono al panorama dei crepuscolari, luoghi di derelizione, luoghi di abbandono. Però a un certo punto la romanza viene congedata, perché si entra subito nell'ironia. Ma ve le figurate tutte quelle monache con quelle enormi tonache là dentro rinserrate? E in un canto del vasto cortile una giovane parte un po' maspicchi, in terra posato un bacile pieno zeppo di radichi. È chiaro che qualcuno potrebbe all'orecchio sentirsi vicino al Corriere dei Piccoli, no? Perché è certo che se noi non penetriamo a fondo in quello che leggiamo e rimaniamo all'orecchio, sono delle filastrocche, sono delle cantilene, però è chiaro che qui c'è decisamente qualcosa di più nella fissità ieratica di queste figure, che rimandano a qualche cosa di anterior. Ma lui stesso come si definisce? Se gli chiedessero un'etichetta, ma come è possibile che palazzeschi accetti un'etichetta? Ma non è. Anche tutta questa mania, no, che hanno sempre i libri, gli accademici in generale, di classificare, di codificare. Questo è sempre tutto ista, no? Ista. Meno male che c'è Crepuscolare, che non c'è l'ista, o quegli altri là, quei pazzi simpaticissimi, Scapigliati, che almeno lì non c'è ismo, non c'è ista. Altrimenti ci sono sempre queste etichette. Palazzeschi non può avere un'etichetta. Lui è poeta saltimbanco. Tutti la conoscete, no? Chi sono? Sono forse un poeta? No, certo. Non conosce che una parola ben strana, la pena dell'anima mia. Follia. Sono dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia. Malinconia. Un musico, allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia. Nostalgia. Son dunque che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia.
questa leggerezza che può richiamare anche la Forghi, i suoi Pierrot, sempre questa dimensione del gioco, è però condita da una malinconia che è l'unica cosa profonda in Palazzeschi. La malinconia c'è, come, tant'è vero che anche Ardengo Sofici, vi ricordate quella carinissima, quando Sofici, eccolo qua, Palazzeschi, eravamo tre, noi due e l'amica Idonia, a braccetto per quella via, così nostra, alle 23. E poi arrivò in visita anche la malinconia. Sapete, lui chiamava molto Sergio Corazzini. Infatti gli dedica una poesia meravigliosa quando Corazzini a 21 anni muore, no? E che finisce: perché la tua vita era poesia e non altro. Sempre molto semplice nella comunicazione, giocoso, ma anche allegro, malinconico e soprattutto semplice, che vuol dire etimologicamente sine plegis, senza inutili increspature. La sua, diciamo, la sua tendenza all'anarchia, è giusto secondo me chiamarlo anarchico borghese come propone Antonielli, perché è questo il suo spirito. Ma dal futurismo si distacca con una lettera nel 1914 a Prezzolini. Soprattutto, cos'è che lo disturba? La guerra. Uno spirito come quello di Palazzeschi, ma cosa può avere a che fare con la guerra? Quei tromboni dei futuristi, ma figuriamoci se Palazzeschi unisce il suo canto eroico bellicismo, ma figuriamoci. Lui quindi ha partecipato al futurismo, sì, per un po', poi si congeda proprio dichiaratamente: non voglio più avere niente a che fare perché detesto questi atteggiamenti, lo spaventa soprattutto l'entusiasmo dei futuristi per la guerra. E poi che fa? Aderisce a qualche movimento? Ma no, non aderisce proprio a niente. A che cosa deve aderire uno spirito come lui? Aderisce a se stesso e scrive, per esempio, più tardi, in Cuor mio, anche delle poesie molto sentimentali. Tra l'altro, mentre era diciamo nella sua stagione futurista, ha scritto anche sulla voce, no? Sulla voce ha scritto una poesiola molto carina che si intitola L'indifferente, che fa venire in mente quel quadro stupendo di Watteau, dove c'è quel giovane che si libra nell'aria, che è sublimamente indifferente a tutto. Io sono tuo padre. Ah sì? Io sono tua madre. Ah sì? Questo è tuo fratello. Ah sì? E quella è tua sorella. Ah sì? Casomai fa venire in mente Baudelaire, dello straniero. Vi ricordate quello straordinario poemetto in prosa di Baudelaire, L'étranger? Ma che cosa ami? Che cos'è che ti piace di più su questa terra, o straniero singolarissimo? A chi vuoi più bene? A tuo padre, a tua madre, a tua sorella, a tuo fratello? Non ho né padre, né madre, né fratello, né sorella. Alla patria? Patria? Ignoro sotto quale latitudine sia posta. All'oro? Lo odio quanto voi odiate Dio. Agli amici? Voi pronunciate un vocabolo il cui significato mi è sempre stato ignoto. Ma insomma, dici, ma che cosa ti piace, o straniero singolarissimo? E finalmente lui risponde: j'aime les nuages qui vont là-bas, là-bas, les merveilleuses nuages. Mi piacciono le nuvole. E finalmente, l'hai capita? Mi piacciono le nuvole. Le nuvole che vanno laggiù, laggiù, le nuvole meravigliose. Questa struttura dell'indifferente assomiglia, perché lui inclina spesso alla forma dialogica, come vedrete tra poco, la più bella, una delle più belle dialogiche di Aldo, la reciteremo con Sonia con mio grande piacere. Ecco, dicevo, allora, dialoghi. I dialoghi però non sono una novità del futurismo, perché i dialoghi sono una novità del crepuscolarismo. Il simpaticissimo Marino nei dialoghi eccelle, nei dialoghi e negli oggetti,
è così Palazzeschi, perché Palazzeschi è molto un poeta di oggetti. Dal punto di vista delle abitazioni, gli piacciono le casine e i palazzi. Infatti c'è la memorabile casina di cristallo, capolavoro, che è una metafora della limpidezza, no? È ovvio. Non è che lui si sta divertendo a scrivere una poesiola, sta parlando di sé, della sua aspirazione alla limpidezza, al nitore, in un mondo che è tutto convenzioni e falsità. Dialoghi che poi si trovano in tanti contesti diversi, a volte con degli interlocutori che non si capisce neanche chi siano. E poi c'è il Palazzeschi descrittivo di paesaggio, quello che si studia in quinta elementare, già, no? Il celeberrimo Rio Bo. Tre casettine dai tetti aguzzi, un verde praticello, un esiguo ruscello, Rio Bo. Un vigile cipresso, microscopico paese, è vero, paese da nulla, ma però c'è sempre di sopra una stella, una grande, magnifica stella, che ha un dipresso occhieggia con la punta di un cipresso di Rio Bo. Una stella innamorata? Chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. Ovviamente questo genere di poesie le recitava in modo meraviglioso Paolo Poli, il quale ci ha lasciato anche un bel ritratto di Palazzeschi nella commedia Aldino mi passi un filino, recuperando le radici domestiche, quelle radici domestiche che si vedono nel meraviglioso romanzo Le sorelle Materassi, opera che anch'essa non ha nulla a che fare con gli amori del futurismo, è proprio squisitamente crepuscolare. Le due zie zitelle innamorate del nipote, che gliene fa ovviamente di tutti i colori, un romanzo che negli anni 30 ci testimonia tra l'altro la sua straordinaria capacità di entrare nell'animo femminile e di descrivere interni che dipingerebbero molto volentieri i grandi pittori di quegli anni, di interni. Ne concludo perché mi sembra che sia doveroso leggendo Lasciatemi divertire e La Fontana Malata. La Fontana Malata è un capolavoro di, anche qui, non solo divertissement, perché allude in un certo senso ai poeti del suo tempo e anche allo sfinimento di certi crepuscolari, perché lui è sempre ironico. Quella fontana malata che sta esalando gli ultimi singhiozzi. Ma va bene, perché adesso devo tossire. Allora, è anche una parodia, ok? Clof, cloppete, cloppete, clocchete. È giù nel cortile la povera fontana malata. Che spasimo sentirla tossire, tossisce, tossisce, un poco si tace, di nuovo tossisce. Mia povera fontana, il male che hai, il cuore mi preme. Si tace, non getta più nulla, si tace, non so del rumore di sorta. Qui sta prendendo il giro D'Annunzio, no? Vi ricordate la pioggia nel pineto? Si tace, non so del rumore. C'è una cosa che manca d'annunzio all'ironia, no? Proprio non ce n'è un grammo. Ecco, allora, si tace, non so del rumore di sorta, che forse sia morta, orrore. Ah no, rieccola ancora, tossisce. Clof, clop, cloc, clofete, clopete, clocchete. La tisi l'uccide. Dio santo, quel suo eterno tossire mi fa morire. Un poco va bene, ma tanto, che lagno. Ma Abel, Vittoria, andate, correte, chiudete la fonte, mi uccide quel suo eterno tossire. Andate, mettete qualcosa per farla finire, magari morire. Madonna, Gesù, non più, non più. Mia povera fontana, col male che hai, finisce, vedrai, che uccidi me pure. Clof, clop, cloc, clofete, clopete, clocchete.
Canzonetta, il termine canzonetta, come sapete tutti, ci richiama subito a Metastasio. La canzonetta è anche Bennato, sono tutte canzonette. Allora, l'importanza che ha la melodia nella nostra tradizione, nemmeno i poeti di oggi riusciranno a distruggerla, perché è qualcosa di eterno. Cioè la melodia, il melos, è una parte integrante della poesia, e Palazzeschi lo sa bene e ci porta molto spesso in questa dimensione canora, puramente canora, di cui non dobbiamo vergognarci, perché la nostra tradizione, la tradizione della letteratura italiana è canora, sono canzoni, quelle del Petrarca si chiamano canzoni, ok? Lasciatemi divertire, canzonetta. E qui c'è il trionfo del futurismo. Tri tri tri, fru fru fru, ui ui ui, iu iu iu. Il poeta si diverte, pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cucururu, ruru cucù, cucuru cucù. Cosa sono queste indecenze? Queste strofe bisbetiche? Licenze, licenze, licenze poetiche sono la mia passione. Fara 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 fa, tara 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 ta, para 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 pa, la ra la ra la ra la ra la. Sapete cosa sono? Sono robe avanzate, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie. Bu 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 bu, fu 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 fu, friu friu. Se dunque adunque nesso son prive, perché le scrive quel fesso? Bilo 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 blum, filo 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 flum, bilolù filolù u. Non è vero che non vogliono dire, vogliono dire qualcosa, vogliono dire, come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole, una cosa molto volgare. Bene, così mi piace di fare. A a a a e e i i i i i o o o o o u u u a e i o u. Ma giovinotto, ma diteci un poco una cosa, non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? Uish uish uishu shushu shukoku coku coku shu coku. Come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese, sembra ormai che scriviate in giapponese. Abi ali alari, arrivano anche loro. Ri 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 ri, lasciate pure che si sbizzarrisca, anzi è bene che non lo finisca, il divertimento gli costerà caro, gli daranno del somaro. La ba la fa la la fa la la e poi la la e la 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 la. Certo è un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci sono professori oggidì a tutte le porte. Tre volte. Infine, io ho pienamente ragione, i tempi sono cambiati, gli uomini non domandano più nulla dai poeti, e lasciatemi divertire. Questa è la frase più importante. Gli uomini non domandano più nulla dai poeti, quindi io sono autorizzato a giocare con i fonemi. E naturalmente chi c'è, come sempre, prima di lui in questo discorso non così giocoso, ma sicuramente c'è Pascoli. E dove non c'è Pascoli? Se non ci fosse Pascoli non ci sarebbe la poesia del Novecento, no? Quindi vit vide vit fru fru don don shilp dip bilp. Pascoli è già il poeta virtuale, no? Dei giochi, sembrano dei giochini elettronici certi suoi testi, e questi suoni, consciamente o inconsciamente, questi fonemi non aventi significato, ovviamente non esistono sul vocabolario, no? Sono fonemi disarticolati, gli fa acquisire un significato già Pascoli. Vit vide vit, le rondini e i passeri, no? Le rondini sono andate via, i passeri sono rimasti, quando ritornano le rondini i passeri le rimproverano.
e loro vedi voi chi vide la neve? Noi non abbiamo visto la neve, anzi i passeri gli dicono alle rondini: non avete visto com'è bella la neve, siete andate via a cercare il bel tempo, noi siamo rimasti qua, abbiamo visto anche la neve, no? E questo dialogo avviene attraverso dei fonemi, quindi non erano stati né i veramente primi futuristi, per essere proprio precisissimi, a giocare con i suoni, perché l'ha già fatto Pascoli. Se vogliamo trovare proprio il primo in assoluto, beh, allora dobbiamo andare nell'antica Grecia, da Aristofane. Brekekekex coax coax, il coro delle rane, ma anche per la poesia visiva, di cui si è parlato tanto nel Novecento. La poesia visiva c'è già nello Scudo di Simia, che è quel poeta greco che fa una poesia disegnando, già anticipando Apollinaire, con un disegno fatto di parole. Quindi certamente futurismo ne partecipa. Poi crepuscolarismo a suo modo anche lì, perché non si può affratellarlo a Gozzano, peraltro una mente superiore ed straordinaria che non finirò mai di amare, più alto e più poeta di Palazzeschi, certo. Non si può, e non ha neanche senso, affratellarlo per forza, incasellarlo per forza in uno schema, in un movimento, se si può usare questo vocabolo. Palazzeschi è Aldino, un burlone, Aldo Giurlani, che capisce che la vita è una farsa. Certo, la sofferenza non è una farsa, questo lo sa anche lui. Per fortuna non ne ha avuta molta, nel senso che si è anche costruito la propria vita con delle belle difese, come fanno tutti quelli che capiscono che la vita è una farsa, non si vanno a buttare nelle passioni rovinose, tutte quelle cose che poi lasciano il tempo che trovano. E allora c'è questa sua tipologia a sé stante, indifferente, curiosa e bonaria, poi perfido talvolta, grottesco sempre, che lo rende veramente unico. Nella visita alla contessa diventa un gentiluomo, alle prese con una contessa sempre molto annoiata. In La passeggiata con un suo amico fa un esperimento veramente futurista, perché è una poesia che interamente, dall'inizio alla fine, consta di riproduce quello che c'è scritto sui muri di questa strada. Questa poesia, che recito spesso con uno dei miei allievi molto bravo, è una sorta di carosello delle assurdità, poi alla fine, perché non credo che fossero davvero le cose che erano scritte su ci sono di quelle assurdità su questi annunci, ma sono quelle che rendono ancora più gustoso il piatto, perché cos'è che ci diverte? Ciò che è absurdum, ciò che è fuori dalla routine quotidiana, no? E lui è veramente fuori. Io direi in fondo che c'è anche un po' di surrealismo. È lui che ha dato la definizione. La poesia surreale, surrealista, presuppone un mondo al di sopra della realtà. Voi direte, vabbè, non è una definizione così geniale, no? Un reale sopra il reale, che facciamo finta che sia tale. È quello che fa lui, giocando, e si diverte. È superficiale, e vabbè, e Hofmannsthal non dice una verità sacrosanta. Bisogna nascondere la profondità. Dove? Nella superficie. Adesso leggiamo La passeggiata. In piedi? Sì. La passeggiata. Si sente o dobbiamo? Sì, si sente. Andiamo? Andiamo pure. All'arte del ricamo, fabbrica di passamanerie, ordinazioni, forniture, sorelle Purtaré, alla città di Parigi, mode nouveauté, benedetto paradiso, successore di Michele Salvato, gabinetto fondato nell'anno 1843, avviso importante alle signore, la beltà del viso, seno d'avorio, pelle di velluto,
grandi tumulti a Montecitorio. Il presidente pronunciò fiere parole: tumulto a sinistra, tumulto a destra. Il gran sultano di Turchia aspetta. La pasticca del re Sole si getta dalla finestra per amore. Insuperabile sapone alla violetta. Orologeria di precisione. 93. Lotteria del milione. Antica trattoria alla pace, con giardino, fiaschetteria, mescita di vino. Loffredo e rondinella, primaria case di stoffe, panni, lana e flanella. Oggetti d'arte, quadri, antichità. 26. 26A. Corso Napoleone Bonaparte. Cartoleria del progresso. Si cercano abili lavoranti sarte. Anemia. Fallimento. Grande liquidazione. Ribassi del 90%. Libero ingresso. Hotel Risorgimento ed Ungheria. Lastrucci e Garfagnoni. Impianti moderni di riscaldamento. Caloriferi, termosifoni. Via Fratelli Bandiera, già via del Crocefisso. Saldo di fine stagione, prezzo fisso, occasione, occasione, Diodato Postiglione, scatole per tutti gli usi di cartone, inaudita crudeltà, cioccolato talmone, il più ricercato biscotto, Duretto e Tenerini, via della Carità. 2, 17, 40, 25, 88, cinematografo Splendor, Il ventre di Berlino, Viaggio nel Giappone, L'onomastico di Stefanino, attrazione, attrazione, Cerotto Manganello, infallibile contro i reumatismi, L'ultima scoperta della scienza, L'addolorata al Fiumicello, Associazione di Beneficenza, Luigi Cacace, deposito di lampadine, legna, carbone e brace, segatura, grandi e piccole fascine, fascinotti, forme, pine. Professor Nicola Frescura, state allerta, giovinotti, camicie su misura, fratelli buffi, lubrificanti per macchine e stantuffi, il mondo in miniatura. Lavanderia, fumista, tipografia, parrucchiere, fioraio, libreria, modista, elettricità e cancelleria, l'amor patrio, antico caffè, affittasi quartiere, rivolgersi al portiere dalle 2 alle 3, Adamo Sensi, studio d'avvocato, dottoressa in medicina, primo piano, antico forno, rosticciere, friggitore, utensili per cucina, ferrarecce, mesticatore, teatro comunale, ma non di Massenet, gran serata in onore di Michelina Prochet, Politeama Manzoni, il teatro dei cani. Ultima mattinée. Si fanno riparazioni in caloche. Cordonier. Deposito di legnami. Teatro Goldoni. I figli di nessuno. Serata popolare. Tutti dei fratelli Bocconi. Non ve la lasciate scappare. 29. E 31. Bar La Stella Polare. Assunta Chiodaroli, levatrice. Parisina, sudori, rammendatrice. L'arte di non far figlioli. Gabriele Pagnotta, strumenti musicali, Narciso Gonfalone, tessuti di seta e di cotone, Ulderigo Bizzarro, fabbricante di confetti per nozze, Giacinto Pupiti, nozze e segni cupi, Pasquale Bottega, Fu Pietro, calzature. Torniamo indietro? Torniamo pure. Adesso ci trasferiamo invece nel salotto della contessa Eva Pizzardini Ba, una contessa che, come è d'obbligo per tutti gli aristocratici, è molto annoiata. Lì è una pecca del libro di D'Antonielli, non l'ha messa. E infatti è nell'altro, ovvero nel nella meravigliosa antologia. Non è lì sotto? No. Ah, qui? No, 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 è qua, è qua. Allora, a cura di Sanguinetti, bisogna riconoscere che questa antologia è molto bella, questa qua in alcuni aspetti. È volume primo e abbiamo la visita alla contessa, ha scelto questa poesia che altrove viene trascurata. Allora, è una sera d'estate. Buonasera, contessa. Buonasera, carissimo Aldo. Oggi giornata bella, contessa. Troppo bella, carissimo Aldo. Non fa né freddo né caldo. E la noia, contessa? La che? La noia. Sempre la stessa? Ciò mi dite di nuovo? Bravo! Che osa dirvi di nuovo? Mi credete così ingenuo? Nemmeno mi ci provo. Bravo! E passate per giovine bizzarro, per uomo tanto strano.
strano, bizzarro, bizzarro, strano, bravo! Codesta bella veste, contessa, la vidi proprio ieri sera precisa a una borghese. È fomentata a Parigi che non è ancora un mese, sempre così, si sa. A Parigi fumano l'oppio. A Parigi... Verrà presto la moda anche da noi. Certo, verrà, poi... Le belle cose da noi sono un mito. Noi siamo quelli di ieri o di poi. Che governo pitocco. Ma di nuovo? Di nuovo? La gallina ha fatto l'uovo. Ecco, bella consolazione. Dover vivere tanto per vedere tutti i giorni le medesime cose. Giunge il sole, se ne va. Cresce e cala la luna. Sempre uguale il sole. La luna è sempre uguale. Non cambiano di colore. Identiche le stelle. Purtroppo. Azzurro il cielo, azzurro il mare. Vale la pena di aprire una finestra per guardare? Ma... Verde il bosco, verde il prato. Il color vostro conosco, ahimè. Non ci badate. Si aspettano le solite persone, le solite ore che ti vengono dinanzi con la solita faccia. Non è facile sbagliare. Con identica voce ci dicono le identiche parole. E non giova a cambiare, che seppure ti sembrano l'uno all'altro diversi nelle forme e gli aspetti, ti diranno tutti alla stessa maniera: buongiorno contessa, contessa, buonasera. Tutti i giorni si nasce, tutti i giorni si muove. Si muore. Quando si nasce c'è la levatrice, quando si muore c'è il dottore. Preferisco la levatrice. Io no, il dottore. Viene a fare, che ci si fa, si può sapere, si sa? Calmatevi, contessa! E dire che vorrei solo per una volta vedermi nuova nel mio specchio. Come? Nuova, diversa da sempre e diversa da tutti. Aver due bocche? Magari, ma è un caso comune. Ah, lo so. Un occhio dietro? Dove? Nella testa. Ah, sì. Un dente sulla punta del naso? Meglio senza naso nel caso. Due teste? Comune, comune. Sette teste, 13 gambe? Comune, comune. Ieri sera, per dormire, mi son fatta 3 volte la puntura di morfina. 3 volte? Sono poche, sono molte. Ma vi pare, la morfina. La morfina, la morfina. Vorreste diventare d'un tratto regina? O imperatrice, Antonietta, Messalina. Forse sarebbe meglio. Una poveretta. Forse. Povera molto. Vivere d'elemosina. Essere giù nel fango. Forse. Insultata. Certo. Battuta. Almeno. Magari nel mezzo della strada, sull'ultimo gradino dell'abiezione, come una donna perduta. Sì. Venduta. Sì. Essere vilipesa, prostituta. Insultata. Battuta, venduta, almeno per provare, ma come fare? Noi, chi ci può insultare? Voi? Io? Oh, siete troppo gentili, poveretto. Beh, eccomi qua. Siete troppo corretti. Ma mi proverò. E non riuscirete che a farmi annoiare di più. Ma proviamo. Ci tenete tanto? Oddio, così, tanto per fare. Dirò io per la prima. Dai, dai, sentiamo, sentiamo. No, no, via, no, 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 perché no? Povero sciocco. Stupida d'una donna. Poi tu, colo, pitocco. Vescica con la gonna. Imbecille, cretino, uomo da nulla. Povera grulla. Grullone, scimunito, rammollito, buffone. Smencitissima vacca, porcona, vigliacca. Basta, 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 mio carissimo Aldo. Non crediamo di dirci qualche cosa di nuovo? Sensazione nuova, io già non provo, la cerco, ma non la trovo. Amiamoci piuttosto, l'amore è tanto vecchio, ci sembrerà più nuovo. Sì, purché voi torniate come allora. Quando? Quando mi ascoltavate senza pensare al male ed erano assai meno tediose le nostre serate. Mi avete amata voi? E io vi ho amato, oi boh. Non dico questo, no. Doveva essere molto noioso il nostro povero amore. Se lo abbiamo troncato, neppure ce lo ricordiamo. Era una parola sola, allora. Ricordate ieri sera? Ieri sera? Quella mia parola. Quale?
Ma ditemi, fate venire male. Quando fu? Certamente vi sbagliate. Fu la sera avanti. Ah, ve l'avevo già detta. Centomila sere. Capirete, se è sempre la stessa. Basta, basta, non la ridite. Lasciatemi morire in pace. Sono malata. Che sarà di voi? Di me? Buonanotte, contessa. Buonanotte, carissimo Aldo. Abbiamo finito. Allora, ringraziamo veramente sia il nostro critico letterario, sia Silvio Raffo e Sonia Grandis, che hanno fatto veramente una recita questa sera. È stato un coup de théâtre improvviso e meraviglioso. E, dunque, volevo dirvi che sono molto dispiaciuta per il fatto che il libraio non abbia portato i libri. Aveva promesso di farlo, sono dispiaciuta e anche molto arrabbiata. Aveva promesso di farlo, di portare i libri di Silvio, alcuni miei, alcuni libri di Palazzeschi, logicamente. Non è venuto e lo rimprovererò seriamente. Adesso, se qualcuno di voi vuole farci una domanda, vuole chiedere qualche cosa sull'argomento o su aspetti che lo hanno colpito, siamo qui per voi. Posso dire una cosa io? Ah no, cioè, no, 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 no. Prego, prego. Mariano, vieni qui, Mariano Bargellini, vieni qui perché sennò non si registra. Sentito recitare in modo meraviglioso La Fontana Malata e mi aspettavo proprio quel salto a Pascoli, però volevo dire questo, che io penso soprattutto alla poesia di Pascoli, L'Uccellino del Freddo, certo, no? Che è il capolavoro secondo me addirittura del Pascoli. Eccezionale. E se vogliamo stabilire una differenza, anche se non è una cosa simpatica, che a parte che Palazzeschi scherza e Pascoli non scherza, no, non scherza proprio, ma secondariamente, ed è la cosa io direi più forte, Palazzeschi è lui che gioca su questa idea della fontana malata e anche antropomorfizzata. La cosa strana e meravigliosa della poesia L'Uccellino del Freddo è che è davvero lui, è davvero lo scricciolo. Il protagonista è l'uccellino. È lo scricciolo, ma lo scricciolo che è animale zoologico, ornitologico e anche animale di sogno, che è unito. Quindi lì siamo addirittura a una... Sì, al di là di qualsiasi differenziazione, Pascoli è sì, cosmico, è sempre cosmico, eccezionale. Grazie. Sì, una cosina velocissima per confermare il mio consenso, però proprio questo disimpegnato poeta che non vuole preoccuparsi, quando arriva la guerra, depressione, sì. Cioè Due imperi mancati, non so se qualcuno di voi l'ha visto, Due imperi mancati è un romanzo spaventoso, dove lui racconta questa depressione davanti alla guerra, non riesce più a scherzare, no. Non riesce più a praticare l'ironia. Cioè questo signore che dice divertiamoci, il controdolore, l'antidolore, ma quando succede la cosa veramente brutta sta male, sì, non è ed è uno dei pochissimi pacifisti. Cioè lui litiga con Prezzolini. Prezzolini non gli vuole pubblicare il romanzo, cioè dopo la guerra lui vuole assolutamente pubblicare questo romanzo, peraltro bruttissimo, perché lui era talmente depresso che non riesce più a scrivere, però vuole dare la sua testimonianza pacifista in un'Italia che rifiutava totalmente il pacifismo. Insomma, siamo nel 20 dove succede di tutto e tutti pensano solo alla violenza, e lui invece isolato afferma questa cosa. Poi riprende a scrivere, ma attenzione, la sua carriera poetica finisce nel 14.
dopo riprenderà molti anni dopo, ma lui proprio rifiuta a un certo punto questa nausea del futurismo, questa nausea anche di quell'epoca, e si sente persino in colpa. La cosa incredibile è questa, cioè elabora quasi la sua adesione al futurismo come una colpa, ed è buffissimo, perché è come se si allontanasse dalla letteratura, e poi dopo ci vuole un po' di tempo, no? ritornerà con cuor mio, ma nel 68, sì, sì. Quindi pensate, 54 anni dopo ritornerà a fare poesia. Bene, ci sono altre domande? Vieni qua, perché se no, ma si sente. Eversiva. No, non riesco a vederla come scuola. Allora, potete spiegarmi però diciamo una cosa poco seria: noi capiamo benissimo che lui si divertiva un sacco a stare con i futuristi. Sì. Si divertivano. Cioè, loro, allora dovete pensare che questi erano tutti ventenni che ridevano come dei matti facendo le loro provocazioni, e lui ci stava benissimo. E quindi attenzione, no? Adesso noi usiamo gli ismi, facciamo gli storici della letteratura, ma lì empiricamente era la vita di gente che in fondo davvero sfidava un po' il senso comune, voleva provocare. Non allora, Marinetti pensa a un movimento forte organizzato quasi militarmente, come poi succederà per altri movimenti, con le espulsioni, però era anche abbastanza intelligente a capire che non doveva esagerare, quindi lasciava un po' liberi questi ragazzi di muoversi. Poi aveva un sacco di soldi, cioè, quindi tu andavi a casa sua, stavi lì, ti ospitava, insomma ci sono anche molti aneddoti carini, insomma c'erano anche grandi conquiste sessuali, si viveva bene, si godeva a fare i futuristi, poi aveva il pubblico. Futurismo. Poi non possiamo dire, scusa, che Palazzeschi era omosessuale, perché non lo diciamo? Stefanino, non abbiamo parlato di Stefanino, quel romanzo stupendo. È un poeta omosessuale. Ma io direi che lui è un po' indefinibile anche in quell'area. Ci sono delle meravigliose lettere con Marinetti, sì, dove lui dice, beh, insomma, ieri quel ragazzo lì mi era proprio tanto piaciuto, sì, ci sono stato tanto bene, lo dice, insomma. E Marinetti, che era reputato anche omosessuale, era molto felice, cioè era un momento anche, pensiamo, di grande libertà, cioè di proprio libertà in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi. Era libero anche in quello. Certo. Bene, ci sono altre. Se qualcuno treno, devo rimanere a Milano. Allora, c'è ancora qualcuno ancora qualcosa da dire, o lasciamo divertire, lasciamo prendere il treno a Silvio. Sì. Bene, grazie mille, grazie ai relatori, grazie alla nostra attrice Sonia Grandis. Ah, ci sono dei testi qui. Sì, Silvio Varese, sono detto che venivo qua stasera.